Regione Toscana, il Consiglio regionale. Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica di approfondimento settimanale che tratta i temi del Parlamentino della Regione Toscana. È da poco terminata la seduta e noi andiamo subito a vedere i temi del sommario di questa puntata. Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato a maggioranza la legge di modifica alle norme in materia di governo del territorio, registrando 21 voti favorevoli da parte di Partito Democratico e Italia Viva, 11 astenuti con i gruppi di Fratelli d'Italia e della Lega e 2 voti contrari da parte del Movimento 5 Stelle. La nuova norma punta a snellire il procedimento di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e ad adeguare la legge anche alla normativa nazionale per avere la massima coerenza fra le due fonti normative, a tutela della certezza del diritto per i comuni, i cittadini e le imprese. È una proposta che veniva da Italia Viva, una nostra battaglia che si concretizza, soddisfazione per i 2 voti determinanti di Italia Viva per consentire la modifica di questa legge che semplifica l'urbanistica nei comuni toscani, che limita l'attività della copianificazione, che velocizza le opere pubbliche ma che soprattutto crea sviluppo. Questa era la nostra battaglia politica, era un impegno politico assunto nel 2020 quando ci siamo candidati in coalizione a sostegno del Presidente Giani. Oggi che arriva questa legge l'abbiamo voluta votare con convinzione e anche soddisfazione di dimostrare quanto questa coalizione poi nel merito delle questioni sia compatta e nello stesso tempo quanto sia determinante il lavoro e il ruolo che svolge Italia Viva nella maggioranza, non soltanto perché senza i nostri 2 voti non avremmo avuto la maggioranza dell'Aula, ma soprattutto perché siamo importanti e propulsivi rispetto a una politica riformista di questa regione. Siamo alla 92esima modifica della legge sull'urbanistica regionale in 10 anni, sono circa 10 modifiche l'anno, circa uno il mese, e si continua a non capire che questa legge andrebbe buttata nel cestino e rifatta. Ma in realtà chi contesta la legge Marzon del 2014, e magari era proprio in consiglio e magari era anche presidente della Commissione Territorio e Ambiente, oggi evidentemente ha una visione diversa, ma governava il PD allora come governa il PD oggi. Noi sulle semplificazioni di questa legge ci siamo sempre astenuti, crediamo, e anche questa volta l'abbiamo fatto, crediamo che una semplificazione serva, ma una semplificazione vera e non queste continue modifiche che poi creano molto disagio soprattutto all'interno degli uffici tecnici dei comuni e dei nostri amministratori, che magari poi si trovano a dover fronteggiare innumerevoli controversie con altri enti e anche con privati. Quindi questo è il punto, e crediamo che veramente non si possa una volta mettersi una maschera se si parla con certi tipi di associazione e altre volte un'altra. Serve chiarezza, la ratio della legge è stravolta e quindi è una legge da rifare. Sì, servirebbe una semplificazione vera e propria, servirebbe quello che purtroppo oggi avviene, perché oggi si deve andare a ritrovare tutte le norme, i commi e andare a fare tutte le relazioni delle varie leggi, perché poi la legge regionale sull'urbanistica che è stata approvata nel 2014 regge tantissime altre leggi a cui è collegata, e quindi si crea un vero vespaio di interpretazioni anche, e questo non favorisce proprio la semplificazione che in realtà è quello che si vorrebbe dare. Allora, diciamo che io mi sono astenuto perché nella mancata chiarezza della legge 65, che è stata più volte cambiata, modificata, non siamo riusciti a raggiungere ancora un testo che possa essere perfettamente comprensibile ma soprattutto perfettamente utilizzabile, perché credo che sia importantissimo un coinvolgimento degli operatori e dei tecnici che devono poi mettere in atto queste questioni. Per cui sicuramente qualche cosa
di buono c'è, perché anche il cercare di semplificare un pochinino tutto quello che è l'iter autorizzativo è importante e sicuramente va nella direzione giusta, ma credo che se non abbiamo chiaro noi ciò che vogliamo raggiungere, ancora più difficile lo sarà per coloro che devono metterla in pratica. Il Partito Democratico per l'ennesima volta ha portato una mini modifica alla legge urbanistica, la famosa Marzon, la 6514, che conoscono bene i professionisti e i tanti operatori anche del diritto che si trovano all'interno dei comuni. Hanno portato alcune semplificazioni, togliendo cioè la conferenza di copianificazione per alcune ipotesi, cioè quella conferenza che mette allo stesso tavolo i comuni e la regione per trovare una quadratura dello sviluppo del territorio, ma si sono dimenticati, come noi avevamo suggerito e ci hanno bocciato gli emendamenti in commissione, di semplificare anche i termini per la pianificazione, perché i comuni, che hanno sempre maggiori difficoltà di personale e di risorse ad acquisire anche necessarie ad acquisire consulenze esterne, spesso e volentieri vanno oltre i termini molto stretti dei 3 anni per fare il piano strutturale e il piano operativo, perché in Toscana, a differenza che in altre regioni, si è voluto mantenere la doppia pianificazione e questo comporta grandi e gravosi procedimenti che mettono a repentaglio lo sviluppo del territorio e attraverso il regime cosiddetto di salvaguardia, quando si superano i 3 anni, provocano il blocco dell'attività edilizia con un doppio danno, cioè i comuni non incassano gli oneri di urbanizzazione e le opere pubbliche che sono connesse a tanti piani attuativi e i cittadini e le imprese non lavorano e non costruiscono quello di cui hanno bisogno. Pertanto ci siamo astenuti, consapevoli del fatto che è l'ennesimo tentativo di adeguare e semplificare una legge che è nata già complicata e che ha avuto bisogno di ben 13 regolamenti attuativi che hanno dato vita a centinaia di norme che mettono in difficoltà i cittadini e le imprese. Il centrodestra, se riuscirà a vincere le elezioni del 2025 in Toscana, proporrà una nuova legge urbanistica molto più semplice, basata su un unico livello di pianificazione. Si intitola Il Caso, la mostra che verrà inaugurata sabato 23 marzo alle 18 a Montevarchi in Palazzo della Podestà dell'artista montevarchino Christian Bardelli. È una mostra molto importante, si parla di arte moderna e questa mostra, questo vero e proprio evento è stato presentato oggi qui in Palazzo della Pegaso, dove ci troviamo inquadrati dalla telecamera di Marcello Sani in via Cavour 4 a Firenze, sede del Consiglio regionale toscano, alla presenza dell'artista stesso Christian Bardelli, del sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, della curatrice della mostra professoressa Maria Giovanna Cutini, esperta in storia dell'arte moderna e contemporanea, e del consigliere regionale nonché vicepresidente del Consiglio regionale toscano Marco Casucci. Andiamo a sentire. Il titolo è Il Caso, in realtà è l'espressione, come dicevi, di un giovane montevarchino emergente che riesce attraverso l'astrattismo a mostrare in maniera istintiva e forte la sua anima. I suoi colori che arrivano direttamente a chi li guarda e comunicano in maniera forte, comunicano proprio quello che lui sente, quindi emozioni belle o brutte, quello che sente dentro, e che utilizza quindi anche una pennellata decisa e determinata per esprimere appunto i suoi sentimenti. Noi siamo felici di poterlo ospitare al Palazzo del Podestà, abbiamo sempre cercato di fare mostre di varia tipologia, cercando soprattutto di valorizzare le eccellenze del nostro territorio, e crediamo che Christian Bardelli sia sicuramente una di queste, quindi invitiamo naturalmente tutti i toscani a venire a visitare questa mostra che si aprirà il 23 marzo e sarà appunto a disposizione di tutti fino al 28 aprile. Siamo sempre stati disponibili come Consiglio regionale e Ufficio di Presidenza a ospitare le iniziative meritevoli di territorio, quindi ho subito colto l'opportunità di presentare questa mostra che si terrà presso Palazzo del Podestà a Montevarchi dal 23 marzo fino al 28 di aprile, Il Caso di questo artista Christian Bardelli, che è riuscito già, malgrado la giovane età, a esporre in America, Miami, a New York, in Svizzera, facendosi apprezzare come uno dei più valenti esponenti dell'astrattismo internazionale. Questo è un bel gesto da parte dell'amministrazione comunale e della comunità tutta di Montevarchi di dare il giusto risalto a uno dei figli migliori della propria terra in questo momento dal punto di vista artistico. Spesso ci si dimentica degli artisti contemporanei.
Cristian Bardelli, senz'altro un artista che con questa importante mostra, diciamo, si definisce un autorevole esponente dell'avanguardia artistica nel contesto della pittura contemporanea del genere dell'astrattismo. Astrattismo è un genere artistico, diciamo, di non facile codifica, però, o decodifica, ma Cristian Bardelli riesce appunto con i suoi colori forti, brillanti, esplosivi sulla tela, veramente a esprimere quello che è il proprio sentore, il proprio sentimento con furor, passione e pathos. La mostra è molto interessante, infatti il vernissage inizierà il 23 marzo alle ore 18 con una mia presentazione e sarà veramente una scoperta, diciamo, anche per i concittadini. Due piani del trecentesco Palazzo del Podestà con opere di vario contenuto. Diciamo che Cristian Bardelli, oltre a essere un astrattista, lo possiamo considerare uno sperimentatore, un ricercatore. Infatti molti sono i materiali che lui utilizza, intanto vari strumenti, dai pennelli, dalle spatole, e poi materiali, colori di vario genere, quindi oli, quindi resine, quindi grafite, e anche la carta, che è un materiale appunto molto utilizzato dall'artista. Vi dico solo che dovrebbe essere una bellissima mostra, e visto che sono uscito dal laboratorio e ho portato le mie opere all'esterno in una mostra, è da lì che prendono vita. Quindi niente, mi farebbe molto piacere vedervi in tanti. Presentazione del progetto Mappe geografiche nelle scuole, iniziativa realizzata dal Consiglio regionale in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale e l'Istituto geografico militare di Firenze. L'obiettivo: promuovere attraverso la scuola la cittadinanza attiva, intesa come capacità di analisi dell'attualità per saper progettare il futuro e lavorare con i ragazzi per farli appassionare al territorio attraverso la geografia. Quella, la parola chiave è la sinergia. Il fatto che l'Istituto Geografico lavori per i giovani attraverso la regione è fondamentale, diciamo che è l'output, è il risultato a cui noi andiamo. Fare cultura della geografia vuol dire poi rendere i nostri ragazzi consapevoli dell'importanza della geografia, che poi vuol dire conoscenza del territorio, delle sue caratteristiche, delle genti, delle problematiche. In ultima analisi, appassionarsi del territorio. Questo direi è il bel risultato. Se ce la facciamo, direi che è un grande risultato. Questo è il quarto progetto che andiamo a presentare nel corrente anno scolastico. È frutto di un lavoro di sinergia interistituzionale che vede coinvolto il Consiglio regionale della Toscana, l'ufficio scolastico, la scuola che gestisce le risorse economiche e non ultimi gli studenti, che sono rappresentati a livello regionale da Sofia del Parlamento e da Sole delle consulte studentesche dell'USR Toscana. L'evento oggi mette al centro l'Istituto Geografico Militare, che intendiamo ringraziare per questo prezioso dono che viene fatto alle scuole, circa 1500 classi prime che riceveranno le carte geografiche della Toscana e dell'Italia. Quindi buono studio ai ragazzi e alle ragazze e buon lavoro a tutti i docenti. Un progetto che io ho voluto con forza dall'inizio di questa legislatura e finalmente siamo riusciti oggi a presentarlo. Ringrazio l'Istituto Geografico Militare, Generale Panizzi, perché per noi è un'eccellenza della nostra terra e lavorare insieme permette alle ragazze e ai ragazzi di essere cittadini attivi, di conoscere di più la nostra regione, le condizioni geomorfologiche, capire in quale terra bellissima e unica al mondo vivono. Noi vogliamo lasciare alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di diventare sempre più cittadini della nostra regione e sapere che da oggi in ogni classe delle scuole medie della Toscana ci sarà una cartina geografica della nostra regione dà il senso di quello che è l'impegno che vogliamo portare avanti. Siamo giunti al termine del nostro appuntamento settimanale qua da Firenze, la seduta del Consiglio è da poco terminata e noi vi diamo appuntamento alle nostre prossime edizioni. Regione Toscana, il Consiglio regionale.